Allora, come mai è così importante l'acqua? Abbiamo detto che è importantissima per tutti gli esseri viventi, ma come fa ad essere presente così tanto nella nostra quotidianità? Beh, perché l'acqua ha un suo ciclo, che viene chiamato il ciclo dell'acqua, appunto. Come funziona? Allora, qui in questa lavagna abbiamo rappresentato quella che è la superficie terrestre, quindi abbiamo gli elementi importanti come il sole. L'acqua caratterizzata dall'acqua allo stato liquido, come potrebbe essere quella di un lago, per esempio, quella di un fiume, un torrente, quella di un ghiacciaio, quella della neve su una montagna, eccetera. Poi abbiamo la terraferma, quindi prati, terra, spiaggia. Abbiamo le nuvole, ok, che è il vapore acqueo nella nostra atmosfera terrestre, e abbiamo anche gli esseri viventi rappresentati da piante e animali. Allora, come sono legati tutti questi elementi dal ciclo dell'acqua? Beh, allora cominciamo con il sole. Allora, il sole è l'elemento fondamentale da cui parte questo ciclo, perché l'azione del sole, cioè il riscaldamento che ha il sole sull'acqua, ok, permette all'acqua di evaporare. Ok, quindi quando la superficie di questo lago, per esempio, piuttosto che dell'acqua che c'è nel fiume, raggiunge i 100 gradi centigradi, l'acqua evapora e sale verso l'alto sotto forma di vapore. Questo vapore, piano piano, okay, si raggruppa ad una certa altezza nel cielo. Questo raggruppamento viene chiamato condensazione. Che cos'è la condensazione? La condensazione è quando l'acqua, le piccole goccioline di acqua che ormai sono più leggere dell'aria, si raggruppano una vicino all'altra e formano appunto le nuvole. Le nuvole, dopo un po', cominciano a diventare pesanti, le goccioline di acqua cominciano a riunirsi piano piano e formano delle goccioline sempre più grandi. Queste gocce ad un certo punto risultano essere più pesanti dell'aria e quindi devono tornare giù per effetto della gravità. Si chiamano precipitazioni, ok? Le precipitazioni sono la pioggia come potrebbe essere la neve, la grandine, eccetera. Che cosa succede durante questo ciclo? Durante questo ciclo succede che l'acqua che risale dalla sorgente, che potrebbe essere il mare, il lago, il fiume, eccetera, va a finire nelle nuvole dove si condensa e poi torna giù. Ma l'acqua che rientra e ritorna sul nostro pianeta non va a finire tutta negli oceani, va a finire anche sulla terraferma. E che cosa permette? Permette il nutrimento di tutta la vegetazione, ma anche il nutrimento degli organismi. Animali, ok, compresi noi. Vi domanderete: ma l'acqua che evapora dagli oceani e dal mare, che è salata, quando rientra sulla terraferma, è buona per gli organismi viventi? Sì, perché? Perché l'acqua che evapora, in verità, quando evapora, porta con sé solamente la molecola di acqua, non il sale che è presente negli oceani e nel mare, quello rimane lì. Quindi quando rientra sulla terraferma, quell'acqua è acqua dolce, quindi è acqua potabile che può essere utilizzata anche per irrigare, eccetera, come fa il genere umano. Bene, questo ciclo dell'acqua che vedete qui si ripete all'infinito, perché finché ci sarà naturalmente acqua sul nostro pianeta, il sole continuerà a riscaldarla, l'acqua continuerà a evaporare e poi precipiterà al suolo.